Concentriamoci ora sulle imposte anticipate o deferred tax assets. Queste si generano quale attivo di bilancio quando un costo, sebbene pienamente inerente all'attività, viene reso deducibile dalla normativa fiscale in modalità scaglionata nel tempo. Facciamo un esempio. La normativa fiscale prevede che le spese di manutenzione dei cespiti siano deducibili nell'anno in cui sono effettivamente sostenute, sino a un limite pari al 5% del valore dei beni ammortizzabili. L'eccedenza, ed è qui che nascono le imposte anticipate, è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi. Immaginiamo quindi di dover dilazionare un importo pari a 100.000 euro e che l'aliquota fiscale sia pari al 24%. Osserveremo allora a bilancio un credito per imposte anticipate pari a 24.000 euro, ovvero pari al beneficio fiscale che otterremo in futuro quando i 100.000 euro saranno divenuti deducibili fiscalmente.